Il Pescara non è immune dall'ondata Covid che sta colpendo le società calcistiche. Stamani i tesserati hanno effettuato i tamponi molecolari che hanno evidenziato 3 positività, 2 di calciatori e una di un componente del gruppo squadra. I 3 casi sono in isolamento. Per gli altri domani sarà il giorno della prima seduta collettiva. Già un primo giro di tamponi era stato effettuato lo scorso 29 dicembre, tuttavia facoltativo, da parte di alcuni calciatori che, rientrati in anticipo, avevano ripreso il lavoro in forma individuale. Saranno giorni che consentiranno al tecnico Gaetano Auteri di calibrare al meglio il lavoro per i prossimi impegni, dopo la decisione della Lega Pro di far slittare la ripresa del campionato a causa del proliferare di casi di positività al Covid. Dunque il Delfino tornerà in campo sabato 15 gennaio nella trasferta sul campo della Vispesaro, ore 14:30, e sarà in quella circostanza che Marco Pompetti e Julian Jiyanes dovranno scontare la giornata di squalifica. Pescara-Carrarese, così come tutte le altre gare della seconda giornata di ritorno, saranno recuperate mercoledì 2 febbraio alle ore 21, a 48 ore di fatto dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, che per il Pescara ha già una novità. Si tratta di Carlo Derisio, che si unirà subito al gruppo biancazzurro e potrà lavorare in vista del match del Benelli. Derisio arriva dal Bari in prestito secco con obbligo di riscatto da parte del Pescara in caso di promozione in Serie B. Inizialmente fuori lista, poi rimesso dentro da novembre, Derisio si è dunque allenato sempre in gruppo col Bari negli ultimi 2 mesi, ma ha giocato appena 7 minuti, dunque dovrà riguadagnare il ritmo partita e già a Pesaro potrebbe tornare utile vista l'assenza di Pompetti. Tenuto conto poi che Valdifiori resta sempre fuori dal progetto tecnico e che Rizzo, dopo l'espulsione con la Lucchese, è scivolato in basso nel gradimento di Auteri ed è una potenziale uscita di mercato. Il suo addio sarebbe colmato dall'innesto di Salvatore Aloi in uscita dall'Avellino. Sul fronte attacco, Marilungo torna alla Ternana, proprietaria del cartellino, per essere girato in prestito al Teramo. Cristian Galano e Miloš Bočić sono le altre 2 uscite pianificate dal presidente Sebastiani e dal DS Matteassi. Si raffredda la pista Avellino per Galano, torna d'attualità quella di Cosenza, già vicino all'esterno foggiano la scorsa estate.